Ciao a tutti! Oggi prepareremo la colomba tradizionale a lunga lievitazione. Il tempo di preparazione della ricetta è di 18 ore circa. Gli ingredienti sono, per il lievitino, farina forte di tipo Manitoba, acqua, lievito di birra fresco e zucchero. Per l'impasto, farina forte di tipo Manitoba, zucchero semolato, acqua, sale, tuorli, burro, miele, pasta di arance e di limone, vanillina, aroma di mandorle, aroma di colomba o di brioche e per la glassa, albumi, zucchero semolato, zucchero di canna, amido di mais, mandorle pelate e per decorare granella di zucchero e mandorle. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando il lievitino. Mettere nel boccale l'acqua, lo zucchero ed il lievito. Ed azionare il bimby per 3 minuti a velocità 3. Aggiungere la farina ed azionare il bimby in modalità spiga per 2 minuti. Lasciare lievitare nel boccale per 2 ore. Trascorso il tempo di lievitazione, aggiungere l'acqua lo zucchero ed azionare il bimby in modalità spiga per 2 minuti. Aggiungere la farina, il sale, i tuorli la vanillina la pasta d'arancia che può essere sostituita con la scorza d'arancia la pasta di limone che può essere sostituita con la scorza di limone il miele, l'aroma di mandorle e l'aroma di colomba o aroma di brioche o aroma di panettone. Ed impastare per 3 minuti in modalità spiga. A questo punto azionare il bimby per 3 minuti in modalità spiga e dal foro del coperchio aggiungere 40 g di burro un po' per volta. Lasciare riposare nel boccale per 10 minuti. Trascorso il tempo, azionare nuovamente il bimby per 3 minuti in modalità spiga e aggiungere 30 g di burro
dal forro del coperchio un po' alla volta. Lasciare riposare nel boccale per 10 minuti. Azionare il bimby nuovamente per 3 minuti in modalità spiga e dal foro del coperchio aggiungere gli ultimi 30 g di burro. Lasciare riposare l'impasto nel boccale per 30 minuti. Trascorso il tempo, azionare il bimby per 5 minuti in modalità spiga e pian piano dal foro del coperchio aggiungere i canditi. L'impasto è pronto, trasferire su un piano di lavoro infarinato. Spolverizzare un po' la superficie con un po' di farina ed effettuare delle pieghe. Posizionare in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e riporre in forno spento a lievitare per 7 ore. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso l'impasto, adesso lo divideremo in due parti, una un po' più grande e una un po' più piccola, e li posizioneremo su un piano di lavoro infarinato. Con la parte più grande, che è di circa 600 grammi, faremo il corpo della colomba. Schiacciare un po' l'impasto ed arrotolarlo. E posizionarlo nella parte centrale della colomba, lo stampo deve essere da 1 kg. La parte più piccola, di circa 400 grammi, l'abbiamo divisa in due parti e adesso formeremo le ali. Lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per almeno 5-6 ore, fino a quando la colomba non arriverà a mezzo centimetro dal bordo. Nel frattempo preparare la glassa, mettere nel boccale lo zucchero semolato, lo zucchero di canna
e polverizzare per 20 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere le mandorle e tritare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'amido di mais ed azionare il bimby per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere gli albumi ed azionare il bimby per un minuto a velocità 4. Trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e riporre in frigo fino al momento dell'uso. Trascorso il tempo abbiamo ripreso la colomba e la glassa, adesso metteremo la glassa sulla colomba. Spolverizzare con la granella di zucchero. E le mandorle. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 40-45 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. La colomba è cotta, l'abbiamo infilzata con due spiedini, lasciamola raffreddare completamente a testa in giù. Colomba tradizionale a lunga lievitazione. Grazie e alla prossima ricetta!